serie bwin, tutti i colori della passione. Al Granillo va in scena il posticipo della 33esima giornata di serie bwin. Regina Brescia è uno scontro diretto per i playoff. La Regina con la vittoria si avvicinerebbe decisamente al sesto posto e Brescia addirittura lo aggancerebbe in virtù dei risultati del sabato. Gregucci recupera Borazzoli, lo manda subito in campo al fianco di Campagnacci. Recuperati anche Viola e Rizzo. Fuori però Castiglia, Freddi e Marino. Calori invece, oltre agli indisponibili Bude e Laccarni, dovrà fare a meno anche di Martinez. Perciò in difesa spazio a Zoboli, De Maio e Calderone. In avanti conferma per il duo Meraviglia e Calduri Giorgis. Arbitra l'incontro Piero Giacomelli di Trieste. Partono subito forti i calabresi, barilata da destra, punizione per Bonazzoli, cui colpo di testa non trova lo specchio della porta. Davvero sfortunato in questo frangente il centravanti della Regina, che rivediamo a replay su questa punizione, non riesce a trovare l'impatto con la sfera. Subito dopo ancora la Regina, cross di Campagnacci per Barilla, la più sfera terminata. Ottimo comunque l'inserimento dell'ex fantasista di Ravenna. Ma al primo vero affondo del rondinelle, passo di vantaggio. Zambelli pesca da Prelà, lo svizzero mette in mezzo per Jonatas, che realizza il gol del 1-0. Può così esultare il centravanti brasiliano Di Calori, che realizza il suo 14esimo gol stagionale. Ottimo l'inserimento da Prelà e altrettanto ottimo a farsi trovare sotto porta il centravanti brasiliano. Nel replay possiamo apprezzare l'ottimo assist di Zambelli a pescare da Prelà sul filo del fuorigioco e Jonatas davanti alla porta realizza senza problemi. La partita si incattivisce e la Regina al 35esimo perde Emerson per questo brutto fallaccio su Fausto Rossi. Davvero un genio in questo caso per la Regina, che commette davvero un brutto fallo sul centrocampista del Brescia. 5 minuti dopo il Brescia può raddoppiare con questa grandissima occasione sui piedi di De Maio, ma Belardi fa ottima guardia e salva il risultato. Rivediamo nel replay la posizione del Calduri, il tiro costa di De Maio e Belardi attento a respingere il possibile gol del 2-0 del Brescia. Nella ripresa la musica non cambia, ancora Brescia ad attaccare e Calduri cross in mezzo per Drapelà. Il centrocampista serve in mezzo per Fausto Rossi, che controlla e tira, ma la conclusione termina alto di pochissimo. Comunque buono l'inserimento nel giovane centrocampista. Ancora Brescia, ancora Calduri che si vola verso Belardi. Vede tutto solo in mezzo a Fausto Rossi, il cui tiro termina clamorosamente alto. Ancora sportivo in questa occasione. La Regina non ci sta e a 60esimo prova a rispondere con questo tiro di Bonazzoli, ma la risoterra è troppo debole e Arcani blocca senza problemi. Sul ribaltamento di fronte da Prelà si vola sulla fascia di Gran Carriera. Tunnel a Melare, cross in mezzo su cui Calduri non ci arriva per niente. Poi nel proseguimento dell'azione la Regina riesce a sbrogliare il pericolo. Al 75esimo corner teso di Barilla, su cui nessuno arriva per la deviazione vincente e Vasse provvidenziale a salvare sul viola. Nell'azione seguente le rondinelle partono in contropiede e Calduri si impola tutto solo verso Belardi. Il portiere resta in piedi fino all'ultimo e salva ancora una volta il risultato, ipnotizzando il fantasista del Brescia. Ancora Brescia, questa volta con Piovo Accari, il cui destro è ancora una volta preda di Belardi. Partita davvero sontuosa dell'estremo difensore della Regina. Poi allo scadere, dopo 1000 occasioni sbagliate da Brescia, la Regina trova il pareggio grazie ad un colpo di testa di Bonazzoli. Quarto gol stagionale di Bonazzoli, forse uno dei più preziosi di questa stagione. Partita davvero rocambolesca a Granillo, dominata tutto il tempo da Brescia, che paga dazio per non aver concretizzato al meglio le tante occasioni create. Non c'è più tempo, termina 1-1 tra Regina e Brescia, un pari che vale come la vittoria per la squadra di Gregucci.